Parlare del SESCA significa parlare dei migliori, nelle ultime stagioni, perché al di là del fatto di chi poi può vincere l'Eurolega tra le squadre più forti che si giocano le Final Four, e quindi tra di loro, tra quelle squadre, in una partita secca in quel momento può succedere di tutto, però questa è la squadra che anche nelle stagioni con questo format solitamente guida la classifica, arriva prima nella stagione regolare, arriva prima come numero di sconfitte, credo ormai da tanto tempo, ed è come spesso ci troviamo a commentare con queste squadre che giocano per vincere, ha una continuità tecnica sia per giocatori che giocano insieme, sia appunto a livello di staff di allenatori di lungo corso. Per cui una squadra pronta, che gioca al meglio e che sa come affrontare ogni situazione, ancora imbattuta in questa stagione, con una identità di gioco molto chiara. È una squadra di pick and roll, quasi esclusivamente, ti può poi attaccare in delle situazioni di mismatch, spalle a canestro, soprattutto con i giocatori esterni, perché i lunghi sono lunghi di movimento e di roll più che di post basso. Però giocare pick and roll con loro significa avere mille opzioni diverse, perché lo giocano con cinque giocatori, da Hackett a Clyburn, ma soprattutto De Colo, Rodriguez e Higgins. E quindi caratteristiche diverse con giocatori di valore assoluto, che sanno leggere situazioni, sanno creare per se stessi, sanno creare per i lunghi, che hanno percentuali altissime nel finire con schiacciate al ferro o per andare forte al rimbalzo in attacco qualora i lunghi avversari siano costretti a degli aiuti profondi appunto sui piccoli, ma sono giocatori che sanno poi innescare soprattutto i tiratori sul perimetro, si innescano da soli, perché spesso hanno tutti questi trattatori di palla che possono giocare anche più di un pick and roll nello stesso possesso. E con le loro qualità di saper penetrare, tirare, passare, rendono un rebus difficilmente risolvibile. In più è la squadra che, insieme a Madrid, come le grandi squadre, ha la difesa più solida, dovuta proprio alla capacità non solo di leggere nei dettagli, ma anche dalla duttilità dei suoi lunghi, Hines e Hunter, di saper fare tantissime cose diverse sui pick and roll avversari. Sono in grado di fare uno show, di fare degli aiuti piatti, di stare sul drop, di fare addirittura cambi con uguale efficacia. Per cui la difficoltà è massima, lo sappiamo, e come abbiamo detto in questo periodo, anche per noi di acciacchi e di non brillantezza, che paghiamo in un inizio di stagione che abbiamo con grande desiderio voluto attaccare nel migliore dei modi, a partire dalla nostra Supercoppa, l'inizio di campionato e anche di Eurolega, però è ovvio che stiamo pagando un po', però ci arriviamo con la fiducia di aver comunque perso una sola partita, di aver con le unghie e con i denti resistito alle partite in casa che per noi erano chiave per rimanere in un gruppo di squadre importanti. E con il fatto che la nostra difesa è cresciuta tanto e siamo subito dietro come numeri a queste grandi, è chiaro che non abbiamo magari questo vissuto, non abbiamo la brillantezza che dovrebbe servire, però dobbiamo avere il coraggio, la voglia di vivere una notte speciale che ci siamo guadagnati, senza angosce, ma con la voglia di dare il meglio di noi stessi in un contesto che sarà sicuramente bellissimo, in casa nostra. Abbiamo la necessità di andare su qualche certezza, anche se il CSKA è la prima che te le può togliere, però gli aspetti positivi sono che, per esempio, nella partita con l'Efes abbiamo giocato essenzialmente con tutti i giocatori dello scorso anno, quindi la squadra della scorsa stagione, che ha mostrato invece delle sicurezze in più e di crescita, perché solo Brooks e Mike James, che sono stati nuovi utilizzati, e Mike ha avuto anche la non miglior serata balistica, però diciamo i vari Tarceschi, Gudaitis, Kuzminskas,
Mitsov, Gerrez, Cinciarini, Bertans, tutti quelli che hanno un vissuto comune hanno dimostrato di aver creato anche fino a quel più 14 del terzo quarto della scorsa partita ripeto, un qualcosa che ci deve dare il senso di quello che stiamo costruendo. Quindi questa partita va presa anche in quest'ottica come un ulteriore test comunque per crescere ancora, che è quello che vogliamo fare, misurarsi con i migliori per poter avere altre indicazioni e in questa stagione guadagnare sempre qualcosina in più per assottigliare il gap che oggi oggettivamente guardando c'è.